pedagogia libertaria, o meglio l'educazione libertaria, è un aspetto particolare della storia dell'anarchismo. Infatti si sostanzia in una storia molto lunga ed interessante di esperienze e di teorie. Sostanzialmente potremmo riassumere questa concezione educativa libertaria in una espressione di questo tipo. L'educazione libertaria è educare ad essere, non a dover essere, perché tutta la pedagogia, tutta la filosofia, tutta la sociologia dell'educazione si sono sempre preoccupati nel corso della storia di formare un uomo secondo un'idea predefinita che gli educatori, o chi per essi, lo Stato, la Chiesa e quant'altri, avevano definito essere quella giusta. Quindi era un'educazione a dover essere, non ad essere. L'educazione libertaria è esattamente il contrario. È permettere ad ognuno, attraverso una relazione educativa, in un contesto sociale, quindi, di diventare esattamente ciò che è, ciò che desidera, ciò che vuole diventare. Non quindi un dover essere, ma un essere, essere se stesso. Si tratta di progettare scuole, e ce ne sono oggi nel mondo centinaia e centinaia, nei diversi contesti, che realizzino questi presupposti dell'incidentalità, della varietà dei curricoli, della molteplicità delle metodologie, della partecipazione diretta ed egualitaria nel rapporto tra educatore ed educando, nella condivisione delle decisioni, nell'inserire queste esperienze all'interno di un contesto sociale, per promuovere, attraverso anche di queste, una trasformazione più generale della società. L'enfasi viene messa sull'apprendimento e non sull'insegnamento, perché la concezione che sottintende è una concezione bambino-centrica, non adulto-centrica, e quindi è l'apprendimento, è dall'apprendimento di ogni singolo bambino o di ogni singola bambina che occorre partire, dai suoi tempi, dalle sue modalità, dai suoi interessi, dalle sue curiosità. È in sostanza la costruzione di un sapere che nasce dalla domanda, dalla ricerca, non dal rispondere, come diceva Paul Goodman, a delle risposte giuste, ma del fare domande, nel ricercare, nel porsi degli obiettivi. La valutazione in queste esperienze è fatta in modo completamente diverso. In esse la valutazione non è altro che una registrazione del percorso che viene fatto, dei progressi che vengono compiuti, non tanto un atto sanzionatorio o di giudizio che implica una difficoltà dei bambini. Non esistono una metodologia, ovviamente, ma si prende, si ruba, nel senso ottimo, ovviamente, da tutte le metodologie, in particolar modo dall'attivismo, cioè dal fatto che i bambini e le bambine siano gli effettivi protagonisti della costruzione del loro sapere, e non tanto appunto fondate sulla lezione. Tanto è vero che in queste esperienze scolastiche la frequenza alle lezioni è libera, non è obbligatoria, e non ci sono sanzioni. Queste ci sono però molte regole, ma sono regole che vengono condivise attraverso la partecipazione, il voto diretto di tutti, dai più piccoli ai più grandi, e queste regole hanno la caratteristica di essere ovviamente sempre modificabili. Quindi è un'esperienza che continua a muoversi, non è mai ferma, è in continua evoluzione. Io penso che questo tipo di esperienze, seppur con tutti i limiti di essere ancora minoritarie, ovviamente, anche se, ripeto, sono centinaia e centinaia in tutto il mondo, possono costituire una possibile alternativa concreta qui ed ora ad una scuola statale che è assolutamente ormai morta e defunta. Naturalmente, concludo con questo dicendo che si tratta di un tipo di istruzione, di educazione pubblica, che però non è statale. È pubblica nel senso che è aperta a tutti, non è confessionale, ma non è statale, non è gestita dallo Stato, ma gestita direttamente dalla piccola, grande comunità nella quale insistono queste esperienze.